Un saluto a tutti amici, ben trovati nel mio canale Max Recensioni. Buon anno innanzitutto a tutti i miei sostenitori, buon anno anche alle vostre famiglie, e troviamo in questa recensione del primo dell'anno un dispositivo che sicuramente è il best buy dell'ultimo periodo del 2019, perché questo Mi 9 Lite riesce a mostrare i muscoli soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo e decisamente la sua dotazione hardware, che benché abbia un processore Snapdragon 710 si vanta di un bellissimo display AMOLED con risoluzione Full HD Plus e il sensore di impronte direttamente a display e alcune delle funzionalità migliori che ci sono nel panorama attuale, quindi la tripla fotocamera con il sensore principale da 48 megapixel Sony IMX586, questo secondo sensore con formato da 8 megapixel con un grandangolo 120 gradi e il terzo sensore per l'effetto sfocato. Abbiamo anche nella parte della back cover in vetro con Gorilla Glass 5, davvero bellissima a livello di finiture e di riflessi, questo LED in notifica integrato nel logo Xiaomi. Ovviamente perde un po' di significato se andate a mettere una cover nera o una cover non trasparente, però è anche una bellissima trovata secondo me. Tutte le certificazioni, in basso c'è la Type-C, nella parte sinistra c'è un slot per un formato 2 in 1, nel senso che potete mettere due SIM nano oppure al posto della seconda la micro SD fino a 256 giga. Il sensore infrarosso in alto, il secondo microfono, il jack delle cuffie mantenuto, nella parte destra abbiamo il bilanciere Type-C come vi dicevo, e questo un po' è il panorama attuale. Processore buono, davvero buono, le memorie sono UFS 2.1, quindi davvero notevole, e anche la capacità di utilizzare la ricarica rapida fino alla Quick Charge 4 con una carica batterie comunque di terze parti. Nel caricatore in dotazione avrete la Quick Charge 3, comunque un'ottima dotazione. Abbiamo anche un bellissimo schermo, come vi dicevo, quindi questo Super AMOLED con risoluzione Full HD Plus in 19,5 noni è davvero una bellissima cosa per gli occhi, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo e di questo dispositivo. Ricordiamo che si trova sui 200 euro circa nella versione 6 più 64 e 230 euro circa nella versione 6 più 128 giga. La memoria è espandibile, quindi vedete voi quello che potete, che volete acquistare. Vi lascerò i link per l'acquisto, mi raccomando, utilizzateli e sostenete il canale con l'acquisto tramite i miei link d'affiliato, grazie ancora. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio quelle che sono le prestazioni soprattutto di questo dispositivo. È, come vi dicevo, un best buy, ha l'NFC, quindi utilizzabile per i pagamenti contactless con Google Pay o comunque tutti gli altri sistemi, davvero un plus e sicuramente una delle cose migliori che Xiaomi ha messo nella fascia media, quindi un dispositivo che sicuramente è completo da sotto tutti i punti di vista. Andiamo a vedere nella galleria quelle che sono un po' le caratteristiche a livello di screenshot. Se andiamo a vedere gli screenshot, memoria UFS, come potete vedere, sono 427 mega in lettura e 249 in scrittura. Davvero molto veloce questa memoria. La prestazione dell'AnTuTu come benchmark, abbiamo 213.000 punti, quindi davvero un ottimo dispositivo. Come vedete riesce a battere, ovviamente a livello un po' simbolico, il 30% degli utilizzatori in questo periodo di dispositivi Android, quindi una fascia media che comunque si difende davvero bene. Andiamo a vedere il throttling termico. Cosa vuol dire? Vuol dire andiamo a vedere che questo processore Snapdragon 710 viene tenuto davvero bene a bada a livello di dissipazione del calore. Non abbiamo cali di prestazioni significativi nell'arco dei 15 minuti molto stress della CPU, quindi davvero un processore che riesce a dare il meglio delle sue performance nel tempo. Tutti i sensori sono al proprio posto, accelerometro, luminosità, prossimità, magnetometro e giroscopio presenti, quindi batteria 4030 mAh, come vi dicevo una batteria davvero buona, e la tripla fotocamera che annovera quindi questi tre sensori con anche il sensore selfie da 32 megapixel, quindi davvero una ottima cosa da questo punto di vista.
memorie UFS e memoria RAM LPDDR4. A livello di satelliti non abbiamo assolutamente problemi, 14 satelliti beccati, quindi un'ottima anche prestazione di aggancio dei satelliti, 833 punti nel benchmark Geekbench, nell'OpenCL, quindi la parte grafica, e 397 nel single core e 1503 nel multicore. iScore, quindi per verificare l'intelligenza artificiale di questa CPU Snapdragon 710, 6249 punti media, come è la fascia media di questo dispositivo. Le DRM sono level 1, ovvero possibilità di utilizzare Netflix e Amazon Prime Video in Full HD senza nessuna restrizione. Abbiamo anche il Wide Color Gamut e l'High Dynamic Range, quindi l'HDR utilizzabile senza alcuna limitazione. Quindi un dispositivo che sicuramente è uno dei migliori, che assolutamente vi consiglio perché mostra uno dei rapporti qualità-prezzo da parte dell'azienda che non potete sicuramente trovare in altri dispositivi. Andiamo a vedere un video 4K per far vedere anche a livello immersivo cosa vuol dire. Vedete, andiamolo a utilizzare in modalità 1080p a 60 frame per secondo. Come vedete, spalmiamolo. Guardate che goduria per gli occhi questo pannello. Ottimo anche a livello di inclinazione. Buonissimo l'audio, ricco anche di bassi. Senz'altro uno dei migliori dal mio punto di vista che ho potuto provare, che ho potuto comunque apprezzare davvero molto. Cosa manca in questo dispositivo? Manca un always on presente sempre, nel senso che sì, c'è la sua modalità always on, ma ovviamente scompare, oppure se appare alla ricezione delle notifiche con alcune app non è compatibile, quindi non appare per tutte le app. Quindi questa cosa potrebbe essere limitante e magari nei prossimi aggiornamenti della MIUI, che ricordo essere nella versione 11.3.4, nei prossimi aggiornamenti Xiaomi ha confermato che ci sono sicuramente delle aggiunte in corso, e quindi avremo anche la possibilità di andare oltre a selezionare il display ambient come volete, potete utilizzare l'Always On con modalità migliori, quindi con migliore anche utilizzabilità con lo schermo spento, perché questo AMOLED con lo schermo spento ovviamente consuma molto poco, quindi si può tenere tutto lo schermo in modalità sempre attiva senza grossi impatti sulla batteria. Batteria che con questi 4000 e 30 mAh permette davvero un'autonomia importantissima. Si parla di circa un giorno e mezzo con un utilizzo davvero stress. Io sono riuscito a utilizzarlo per 7 ore con lo schermo acceso, 7 ore, senza avere assolutamente nessun problema nell'utilizzo pesante di una giornata. Quindi ottimo questo dal punto di vista sia di natura software, ma anche di risparmio generale della batteria da parte del sistema e della CPU. Andiamo ad aprire un gioco. Al top, un dispositivo che è sicuramente il migliore. Type-C, come vi dicevo, Wi-Fi dual band, abbiamo l'NFC, abbiamo questo Snapdragon 710 che è una fascia media, sì, ma si comporta davvero bene con le LPDDR4 e con queste memorie interne UFS davvero veloci. Schermo molto bello, molto luminoso anche, un'ottima qualità a livello di riproduzione audio e un'ottima anche qualità della capsula auricolare che si mostra davvero importante con un bel profilo e quindi si sente davvero bene. Non ci sono problemi a livello di sensore di prossimità come abbiamo visto nei precedenti
Xiaomi Redmi Note 7, quindi un dispositivo sicuramente fatto molto bene, è il re della fascia e questo un po' lo dimostra. Vi prego di mettermi like se il video vi è piaciuto, datemi un bel supporto anche iscrivendovi al mio canale, iscrivendovi anche ai canali partner Revotech, China Deals, Phoneblog Italia, Bobax, quindi tutto il gruppo del team Revotech. Mi raccomando, iscrivetevi anche ai loro canali in modo che siamo una famiglia e cresceremo anche insieme. Ancora buon anno a tutti, vi ringrazio ancora per l'attenzione, alla prossima, ciao! Does the beat take you over? You just can't breathe.